Buongiorno a tutti ragazzi, qui Tecnarca con la seconda partita della BO3 svoltasi durante l'ultima Premier Challenge di Palermo. La partita appunto è stata disputata contro Fuoco24, anch'esso membro del team, e sto facendo questo video per il mio report su Nugget Bridge, in modo appunto da poter analizzare tutte le evoluzioni che ha avuto il mio team che ho portato ai nazionali. Come per la partita precedente, anche questa devo dire è stata piena di Axe. Però per questa volta è stata una partita piena di Axe da entrambi i lati. Soprattutto sono stati Axe veramente decisivi, come potrete vedere adesso successivamente. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto questo episodio. Vi ricordo inoltre, appunto, i membri del team che potete anche vedere voi, che sono Mammoswain, Charizard, Landorus e Breloom, mentre il mio avversario, Fuoco24, manderà Lypard, Zapdos, Landorus e infine Charizard. Bene, adesso buona visione e vediamo subito appunto come parte Fuoco24 e come partirò io. Fuoco24 partirà con Lypard Zapdos, mentre io partirò con Mamoswine Charizard. Sinceramente ero parecchio spaventato da Lypard perché non poter usare protezione a causa di ripeti è veramente una pressione notevole. Infatti qua avevo fatto un doppio attacco su Zapdos, vampata Sky a gelo. Però appunto Lypard fa bruciapelo sul mio Charizard e non può agire così. Faccio Sky a gelo su Zapdos. Purtroppo non va KO e faccio attivare la sua Key Berry, che non mi ricordo, si chiama la Baccalia, esatto. E entrambi i Pokémon tentennano, quindi sia il mio Charizard che il suo Zapdos tentennano. Qui Lypard inizia a sfruttare la mossa più odiosa del gioco, Bullo, che appunto, come ricordo, aumenta di 2 l'attacco speciale, l'attacco, scusate, e causa la confusione. Qui vado di Sky a gelo su Zapdos e lo riesco a mandare facilmente KO. Vediamo Zapdos che il mio Charizard è confuso e qua si colpisce da solo, la prima volta di una lunga serie. Adesso la partita si inizia a fare nel vivo della situazione. Qui Charizard partiva in una bella posizione. Fuoco24 partiva in una bella posizione di vantaggio, soprattutto perché aveva appunto Charizard a piena vita, poteva farmi seriamente male con onda calda su entrambi i miei Pokémon e infine finirmi Mamoswine con ripicca. Infatti, come possiamo vedere, io vado Sky a gelo su Charizard per fargli più danno possibile, dato che appunto ero bloccato su Sky a gelo. Lypard fa ripicca su Mamoswine. E il Charizard avversario di Fuoco24 tentenna. E come se non bastasse, anche il mio Charizard si colpisce nuovamente da solo. Qui predico la proiezione di Charizard e vado di Sky a gelo su Lypard, che però purtroppo non riesco a mandare KO per veramente pochissimo. Qui Lypard fa ripicca e mi manda KO Mamoswine. E Charizard si colpisce per la terza volta da solo, come si suol dire, non c'è due senza tre. E vedremo se anche il 4 verrà da sé. Qui faccio entrare in campo Landorus per avere qualcosa per poter iniziare a colpire entrambi e far franare e poter mandare KO Charizard più facilmente. Qui il mio avversario ritira Lypard e io avevo predictato anche questo, come vedremo più avanti. Inoltre lui manda Landorus sperando che Charizard possa reggere frana del mio Landorus. Cosa che però non accade. Infatti con frana riesco a mandare KO il Charizard avversario. E come dicevo prima, qui avevo predittato bene l'ingresso di Landorus. Infatti non avevo fatto onda calda, avevo fatto vampata. Però c'è sempre un però. Charizard missa vampata su Landorus. E come se non bastasse finisce anche il sole. Qua Lypard va di bruciapelo su Landorus. Purtroppo però appunto non potendo proteggermi non ho potuto proteggere né Landorus né Charizard. Il Landorus avversario con frana non farà altro che mandarmi KO Charizard facilmente. Ovviamente con bruciapelo mi farà tentennare il mio Landorus. Qui adesso la partita è bene o male in una situazione di parità. E infatti Lypard avversario fa bullo sul mio Breloom. Vediamo se questa volta la fortuna è essere con me. Sì, la fortuna questa volta infatti è con me.
e con pugno rapido riesco a mandare KO l'hypard avversario. Qui inoltre faccio una bella giocata, per fortuna devo dire che Landorus non tentenna. Faccio appunto questa bella giocata, ricordo che il mio Landorus è con l'Expert Belt, quindi ho la bicintura, e elimino la sola scelta dell'Andorus avversario, che appunto essendo deciso sarebbe stato più lento del mio Landorus, che era Allegro. In questo modo avrei potuto fare Efrana prima di lui e sperare di farlo flinciare o comunque mandarlo KO prima che lui possa mandare KO me. Inoltre appunto Landorus non poteva mandare KO Breloom e niente, e così è finita la partita. Bene ragazzi, questo è il primo video, o meglio la prima finale che ho vinto della mia prima Premier Challenge vinta. Spero che questa partita vi sia piaciuta, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di lasciare un bel mi piace al video. Un abbraccio dal Team Infinity, da Tecnarca, per i nostri fan e per chi ci sta seguendo da Nugget Bridge.